Buonasera ragazzi, dopo diverso tempo siamo qui davanti all'Intellivision che presi più di un anno fa al mercatino, che purtroppo si è spostato. Non avrò più molte occasioni da andare, purtroppo il mercatino, ma si è anche ridotto. Dovrò cercare un'altra fonte di recupero vintage. Allora, ne approfitto per andare a vedere qualche gioco che però ho preso prima di Natale, ma non ho avuto ancora tempo. Per l'occasione volevo testare insieme a voi questo mio Intellivision perché in un video precedente, e vi lascio il link in descrizione, qualcuno mi ha lasciato un commento dicendo che questo Intellivision soffre di un difetto grafico comune a molti Intellivision e che sarebbe necessario aprirlo e pulire il contatto degli zoccoli. Il problema è che aprendolo ha tutta una schermatura all'interno. Io non sono molto propenso a dissaldarla se non proprio necessario, vedremo. Volevo valutare insieme a voi se i presunti difetti ci sono veramente oppure è stato un errore di valutazione dell'utente iscritto al canale che aveva commentato l'altra volta. Scrivetemi qua sotto la vostra sensazione, la vostra opinione e mi regolerò se eventualmente tentare questa sistemazione, se così si può trattare, ma secondo me va bene. Allora andiamo a vedere un primo giochino, il bowling. Inseriamo la cartuccina, accendiamo. Allora, ecco qua, Uling. Sono d'accordo con voi, non commentate che andrebbe visto su un TV CRT. Io purtroppo, come molti altri, di TV CRT in casa non ne teniamo più da tempo. Nel mio bunkerino ho qualcosa, come avete visto nei miei video soprattutto dell'Amiga 500, però chiaramente. Come vedete qua in casa mi sono ritagliato anche l'angolino, sì, di retro hardware, ma un po' dedicato anche al relax del soggiorno. Come vedete c'è un CD32, un Philips CD-i, dentro sapete benissimo che c'è un lettore Laserdisc e un Amiga 600 per giocare a Dragon Slayer Tile Quest. Ne approfitto per incalzarvi e dirvi che se per caso avete uno Space Ace Software Color io sarei molto interessato per completare la triade. Ma andiamo avanti. Allora, di questo gioco non ho né scatola. Bowling, ok. Scegliamo Bowling, Bowlers 1. C'ho solo la cartuccia. 8 libbre. 3. Ok. Bene. Ok, preso la palla. Ah, ecco, ci si sposta così. Proviamo, eh? Ok, parte. Vediamo se facciamo qualche punto. Sembra carino, come bowling. Allora, l'unico difetto che io vedo di questo Master System, scusate, Master System, rimetto un po' a fuoco perché mi sta bruciando i colori. Ecco qua. Purtroppo si vede lo sfondo bianco, ma in realtà sarebbe giallo. Ma non riesce bene a mettere a fuoco con tutti questi colori chiari. La punta, eh. Spostiamoci. Ok,
Mi sa che non faccio nulla stavolta. Dovrebbe essere la terza mano. Ah, ok. Giustamente devo prendere la palla. Oppla. È sempre lì a sinistra, no? Dai. Non male. Mi sono un po' in diagonale. Oh, carino, dai, questo gioco. Già andavo a giocare a bowling. Però non l'avevo mai giocato di game del bowling. Andiamo a provare un altro gioco. Sì, facciamo così. Andiamo a testare Astro Smash. Questo è molto bello secondo me come gioco. Ho anche la scatola, anche se è un po' balconcia. E ho anche gli sticker, quindi vediamo di piazzare lo sticker e la cartuccina. Purtroppo, ah no, aspettate, c'è anche il manuale. Stavo dicendo, non c'è il manuale. Quindi questo è veramente completo. Come vedete, c'è anche il suo manualetto, gli sticker e la cartuccia. Quindi, anche se un po' malconcia la scatola, però ha tutto. Andiamo a provarlo, così vediamo se effettivamente ci sono difetti. Io metterei anche a sto punto lo sticker che va inserito così, mi pare. Sì. Non so se è entrato tutto. Molto carino. Era un po' la sua particolarità di questo gioco di quell'epoca. Qui praticamente ci sono dei comandi aggiuntivi, tre tasti. Ok, andiamo a cominciare. Ok, così praticamente è un classicone dove si spara a dei meteoriti. Ah, tra l'altro, ne hanno, leggevo tempo fa, non mi ricordo dove, che ne hanno fatto una versione moderna, per piattaforma, non so se solo Windows o comunque Android. Allora, se si schiaccia qua, avevo già visto che va, oh mamma mia, va l'autofire. È difficile questo gioco. Perché poi quando cominciano a spezzettarsi questi meteoriti vengono giù anche a velocità considerevole. Con l'autofire è un po' più facile. Poi si schiaccia l'altro e si toglie l'autofire. Ah, questo è tipo, sembra tipo teletrasporto, non so, terzo tasto. Serve forse per scansare velocemente i meteoriti. Teniamolo presente. Ah, ecco, quelle sono tipo bombe, non so, che distruggono tutto. Molto bello questo. Questo è un gioco da giocarci, veramente. Allora, io a parte il balleggio, ma perché secondo me qua non sincronizza bene il TV sullo RF, tenete conto che non ha la modifica, a me sembra che si veda bene, a parte che voi vedete uno sfondo arancione, ma è rosso. Ma questo è un altro problema, vediamo.
così è peggio, diventa giallo. Ecco, così è il massimo, secondo me. Quasi è il colore giusto, sempre sull'arancio. Andiamo a vedere un altro gioco bello, secondo me, degno di nota. E questo qui, che però di questo... Ah, dopo vado a togliere lo sticker, non ho gli sticker, però... Ho la cartuccia, la scatola e i due manuali, due invece di uno, uno e due. Ok, allora se uno vuole scambiare un manuale con almeno uno sticker, me lo scriva nei commenti oppure mi scriva le mail e vi ricordo che in descrizione c'è il mio indirizzo email se volete scrivermi o se volete mandarmi del materiale. E anche un PayPal se volete offrirmi una cartuccia, non dico il caffè, una cartuccia dell'Atari o dell'Intellivision. Allora, l'ho pagato molto queste cartucce al mercatino, dipende dal gioco, dalle 10 alle 20 euro. Allora, andiamo a provare questo che è praticamente Spesa Armada, è un clone. Della, intanto io tolgo lo sticker che non è suo, poi lo mettiamo via. È un clone del Space Invader game o pratica, ma no, passiamo subito al game. Noi siamo proprio dei gran giocatori. Ah, ho resettato, va bene. Vedete, è proprio clone in television Space Invader. Tenete conto che per allora questa versione in television aveva diversi sprite degli avversari rispetto magari all'Atari 2006 che riusciva a gestire, che aveva solo 4 sprite. Bello, anche questo, dai, proviamo un'altra partita. Sempre game. Ok. Poi... Oh, mamma mia. Poi andiamo, anche qua non vedo difetti grafici, sinceramente. Poi andiamo a vedere il gioco che avevamo visto l'altra volta e vediamo. L'ultima astronave. Ormai hanno quasi invaso, raga. Ma non invaso. Beh, dai, stavolta sono stato un po' più bravo. Allora. Cosa abbiamo fatto? Dai, 13 minuti, possiamo andare a vedere l'altro gioco. Allora, io ho altri due giochi, ma non li vedrei stavolta, magari in una prossima volta. C'è il calcio, che poi è il tennis, che tra l'altro io non sono proprio per giochi sportivi, però bowling è carino. Niente, andiamo a vedere a questo punto il fatidico gioco che mi è stato commentato per il difetto. Ah, vedremo anche la prossima volta Shark Shark, ok? Di questo non ho la scatola, però ho il manualetto. La prossima volta andiamo a vedere, vediamo Shark Shark e i due giochi sportivi. Stavolta ci siamo concentrati sugli spaziali, diciamo così. E un bue, vabbè. Credo che era questo Star Strike, sì, di cui ho scatola, cartuccia e sticker, ma non ho il manuale. Quello che si trova
si trova ai mercatini, una volta non è che trattavano tanto bene le cose. Oh, Star Strike, eccolo qua. Oh, praticamente non mi ricordo neanche più come si gioca. Allora, si vedeva un difetto che mancavano dei pezzi di numeri, in effetti. Ok. Allora, ho distrutto già il mondo. Perfetto. E sulla Terra si vedeva una riga sotto. Se vedete il video precedente, link in descrizione, in effetti faceva quel difetto, ma sembra che non lo fa più. Io dovrei sistemare un pochino il joypad, che c'è qua i fili un po' così, ma sapete com'è. Non so tu. Ah, ok. Ah, secondo me. Ah, ho capito, muoio perché vado a schiantarmi sul canalone. E così arriva la terra e viene distrutta. Vabbè, adesso lo scopo non era, ecco, non era giocarci, ma vedere se faceva il difetto. Adesso sembra che non lo fa più, è andato a posto da solo. Ma sapete, l'altra volta l'ho preso al mercatino. Era fuori al freddo, l'umidità, chissà se era stato anche in una cantina, in una soffitta. Adesso magari avendolo tenuto qua in casa a temperatura ambiente. Se riesco a distruggere almeno un'astronave, e dove sono andato? Ah, a uno l'ho beccato. Ah, vabbò. Belle che è morto. Vabbè, sono durato un po' di più. Non è facile sto gioco. Bellino anche lui. Dai, stasera praticamente tutti i giochi spaziali. Vabbè, sono contento che il televisore sembra essersi sistemato da solo. Meglio così, non devo aprirlo, secondo me. Comunque, lasciate i vostri commenti, ripeto, se avete per caso da scambiare un manuale che vi ho fatto vedere con almeno uno sticker, meglio se due, ma me ne basterebbe anche uno, anche uno, sì. Se vi è piaciuto questo video, come sempre, lasciatemi un bel pollicione in su. Iscrivetevi se siete di passaggio, perché come vedo sempre c'è molte visualizzazioni e pochi iscritti. E niente, attivate la campanella se volete ricevere le notifiche, altrimenti iscrivetevi senza attivarla. Se almeno mi fate un bel apprezzamento con l'iscrizione e il like. Ecco, se poi non vi piace tutti i miei video e non volete sempre seguirmi, l'importante e supportarmi e sopportarmi. Va bene, dai, ragazzi, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.